Benvenuti a tutti da Salvatore Caretto. Oggi vediamo come prendere il referral link di Builderall da passare alle persone che vogliono provarlo oppure direttamente come promozione. In questo caso noi abbiamo già nella nostra dashboard di Builderall, dobbiamo cliccare su To Hire Commercial License. Chiaramente dovete aver acquistato prima la licenza. Se non avete acquistato la licenza, non avete l'accesso a questa sezione qui. Vi faccio vedere velocemente la sezione per gli affiliati. Qui abbiamo la dashboard degli affiliati dove abbiamo il numero di leads, cioè delle persone che hanno cliccato sulle nostre pagine pubblicitarie, i nostri leads attivi in prima linea. Qui abbiamo la seconda linea e qui abbiamo le persone attive in seconda linea e qui il tasso di conversione. Cioè in percentuale quante persone della nostra prima linea sono diventate distributori di Builderall rispetto a quelli che hanno acquistato l'abbonamento. Questo è il concetto. Perciò su 77 iscritti io ho 26 persone attive, il 34% praticamente sono diventati attivi e si sono abbonati. E poi sotto abbiamo invece la parte dei guadagni. Vedete, qui ci sono i guadagni on hold significa che praticamente ancora devono maturare, perché siccome Builderall si paga con PayPal, nel momento in cui qualcuno acquista l'abbonamento, noi veniamo pagati dopo circa dopo una settimana e poi veniamo pagati ogni martedì, se non sbaglio, ogni martedì o ogni giovedì, adesso non ricordo, comunque una volta a settimana. Perché nel momento in cui i soldi diventano available, cioè perciò disponibili, noi possiamo richiederli, e vedi passeranno qui nella casella richiesti, e questa richiesta qui viene evasa una volta a settimana, e cioè noi possiamo essere pagati, mentre in questa verde ci sono i soldi che noi abbiamo già ritirato, perciò che ci sono stati passati direttamente su PayPal. Poi abbiamo la sezione risorse. Ecco qui, qui abbiamo tutte le risorse per sponsorizzare, per promuovere Builderall. In che lingua? Al momento ce l'abbiamo in inglese, tedesco, spagnolo e portoghese e arabo, cinese, non so che lingua sia. Perciò voi scegliete la lingua che volete utilizzare. Per l'italiano ho creato un video separato, in maniera separata, poi per quello italiano potrete guardare un altro video. Poi da qui scegliamo cosa vogliamo promuovere. Perché con Builderall abbiamo già il lavoro bello che è fatto, non abbiamo solo un semplice referral link da promuovere, ma addirittura abbiamo già tantissimi sales funnel già pronti, perché noi possiamo promuovere Builderall per esempio solo e soltanto per la creazione delle app. Se noi vogliamo promuovere nell'ambito della creazione per le app, abbiamo delle pagine fatte apposta, ma abbiamo delle pagine complete, come vedete, non è una semplice pagina, ma proprio un sales funnel completissimo, perciò abbiamo tutte le tipologie di mercato, poi abbiamo, vedete, dei lead magnet tools, veramente c'è di tutto e di più, adesso magari ve li faccio vedere, poi moduli di registrazione, split test AB, cioè tutto completo, una serie di mail di follow up che seguono la persona dopo che comunque hanno fatto il loro periodo di prova. Questo è lo schema del sales funnel. Voi vedete una singola pagina, ma dietro sappiate che c'è tutto questo già bello che è pronto, che è realizzato per voi. Chiaramente questo nelle lingue che abbiamo detto prima. Da qui potete scegliere per esempio cosa promuovere. Vedete, se volete promuovere i funnel, qui abbiamo la base del funnel, praticamente il sito web completo di Builderall. Ve lo faccio vedere. Cioè voi promuovendo questo sito qui comunque viene creato un link con il vostro referral link all'interno e promuoverete tutto il sito per intero. E parte con il 7 giorni gratuiti, perciò viene fatta questa prova qui. Questo sarebbe il sito che voi andate a promuovere. Vedete con tanto di social proof le persone che si iscrivono. Questo sito è stato creato con Builderall, chiaramente. Mi sembra il minimo. Voi promuoverete questo sito qui se sponsorizzate la pagina home, cioè questa default home. Tornando qui potete vedere gli altri. Qui abbiamo home long sales,
Perciò una pagina ancora più lunga, con una home page più lunga. Ecco, senza stare qui, magari potete poi andare a vedervelo voi. Poi abbiamo un Viral System Training, questo è qualcosa di molto particolare, magari lo affronterò in un secondo momento. Stavo pensando magari anche di farlo in italiano, vedremo un attimino. Comunque questo è un sistema virale molto particolare. Poi Free App. Andiamo a promuovere, come vi dicevo prima, le singole applicazioni che sono all'interno di Builderall, in maniera che chi è interessato ad avere magari solo lo Share Looker, che è una delle app che abbiamo a disposizione per massimizzare i risultati su Facebook, possiamo promuovere questo qui. Lo faccio vedere velocemente. Vedete, andremo a proporre Free App Builderall. Qui parla solo dell'app, perciò andiamo proprio a targettizzare anche le possibilità. E poi blog. Poi abbiamo le pagine checkout. Le pagine checkout, se invece volete inviare solo la pagina dell'iscrizione diretta, senza farle passare dalle pagine normali pubblicitarie, perché magari avete una persona interessata alla quale ci avete già parlato, gli avete spiegato, lui è interessato. Fate altro che scegliere le pagine di checkout. Cioè andate qui, scegliete checkout page e la prima è la checkout 7 giorni gratis, cioè quella dove la persona si iscrive e già subito può utilizzare per 7 giorni gratuitamente. Mentre se sapete già che la persona si vuole iscrivere, passateli già direttamente il checkout a 29,90, perciò eviterà il passaggio interno, direttamente viene portato alla pagina di iscrizione, ve la faccio vedere. Poi c'era scritto più upsell perché subito dopo che si iscrive, la persona qui una volta che da Get Started Now gli viene chiesto il pagamento. Subito dopo poi riceve anche l'upsell, cioè la pagina dove gli viene proposta il passaggio all'acquisto della licenza di rivendita. Poi abbiamo il checkout completo invece a 126,90. Con questo qui la persona acquisterebbe direttamente sia l'abbonamento da 29,90 che la licenza. Vedete, abbiamo diverse pagine, quello che vogliamo. In questo caso stiamo promuovendo direttamente la licenza a 126,90, perciò 97 della licenza più 29,90, cioè paghi 126,90 e poi 29,90 al mese. Scegliete voi quale inviare. Poi abbiamo i nice funnel, cioè i funnel di nicchia. I funnel di nicchia sono praticamente dei funnel realizzati in inglese in questo caso direttamente per delle attività commerciali. Cioè, se volete promuovere questi funnel qui, aspettate, vediamo se riesco a farveli vedere. Oh. Eccoli qua. Perciò abbiamo il salone di bellezza, landing page, interior design, chi vende le case e cose del genere. Queste sono tutte delle pagine specifiche per determinate attività commerciali. Sono un altro modo di promuovere. Cioè andiamo a promuovere direttamente questo, non a chi fa network marketing, ma magari a chi ha un salone di bellezza che può essere interessato a costruirsi il sito da solo. Cioè, vedete, potete fare delle campagne su Facebook mirate a livello internazionale, ai possessori di beauty salon. Are you looking to make more sales for your beauty salon business, but just don't know all you need to get your online sales machine? Perciò avete già tutto bello che è pronto, video realizzati, email di follow up, cioè credetemi, è qualcosa di impressionante. Ne abbiamo già 10 belli che pronti. Allora, una volta deciso cosa volete promuovere, scegliete per esempio come in questo caso questa pagina qui, vedete che qui a sinistra si è creato un link. Ogni volta che andiamo a scegliere qualcosa, una pagina, se ne crea uno di diverso. Se creo su Interior Design, se ne è creato un altro. Ecco, magari adesso non si vede, ma se andiamo a copiarlo, ve lo faccio vedere che è diverso dagli altri. Questo qui è Interior Design. Clicco Are you looking to make more sales for your interior design su business, Beauty but just don't know Salon. all you need to get your own? Vedete, ha creato quello per il Beauty Salon.
E così via. Are you Perciò. looking to make more sales for your beauty salon business? But Ok. Scegliete la pagina che volete promuovere, che sia quella generale, perciò questa home, builder all beast, sales page, viral system, quello che volete, cliccate su home e avete qui il link bello che è pronto. Se volete potete utilizzare lo shortener, cioè un link corto che vi viene creato in automatico, è un link di Google, perciò poi potrete andare a vedere i risultati magari direttamente su Google o fare dei tracciamenti direttamente su Google. Copiate, cliccate su, copiate e usate questo link per promuovere Builderall a livello internazionale. Ripeto, per l'inglese trovate un video appositamente realizzato come promuovere Builderall in italiano. Spero di essere stato utile, come al solito, e vi do appuntamento al prossimo tutorial per Builderall. Grazie ancora, ragazzi, e saluti.